Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa combo CAM FPV più VTX della Firefly. Si tratta della Firefly Fortress Micro, vediamo subito cosa troviamo all'interno delle confezioni. Nel primo box troviamo la videocamera FPV, un backplate con delle viti, il joystick per l'USD, dei cavi per il collegamento e il bracket per fissare la cam al frame. Nella busta troviamo la VTX, il manuale di istruzioni, un'antenna lineare e i cavi per il collegamento. Vediamo le caratteristiche tecniche della videocamera FPV. Il sensore è un CMOS da un terzo. La risoluzione è di 960 TVL. Dal menu possiamo scegliere se utilizzare il rapporto 16 noni o 4 terzi. Sempre dal menu possiamo scegliere se utilizzare il formato PAL o NTSC. La lente è da 2.1 mm con filettatura M8. Può essere alimentata a scelta da batteria a una cella o da 2 a 6 celle. La larghezza è quella standard delle microcamere, 19 mm. L'altezza è di 22 mm. La profondità è di 21 mm. Il peso è di 7,7 grammi. La videocamera è completamente protetta da questo involucro di plastica. In questo modo è salvaguardata dalla polvere e sarà più difficile romperla. Tuttavia, il peso sarà leggermente superiore rispetto alle altre microcamere. Questa protezione per la lente può essere rimossa. Io vi consiglio di metterci un po' di colla, altrimenti potrebbe staccarsi in volo a causa delle vibrazioni del drone. Come abbiamo detto, possiamo scegliere se usare questa cam con batterie a una cella o batterie da 2 a 6 celle. Di default la videocamera è impostata per funzionare con batterie da 2 a 6 celle. Se vogliamo usare una batteria 1S dobbiamo rimuovere questo resistore che fa da ponte tra il pad centrale e quello più in basso. Dopo facciamo un ponte tra il pad centrale e questo in alto. Come vedete qui abbiamo due coperchi, questo con l'alloggio per le viti serve per fissare la VTX, se invece volete sistemare la VTX in un'altra posizione potete usare il coperchio senza viti. Vediamo ora le specifiche tecniche della VTX. I canali di default sono 48, ma se la sblocchiamo arriviamo a 72, dopo vediamo come sbloccarla. La frequenza è la classica 5.8 GHz che si usa per FPV. Possiamo scegliere la potenza tra 25, 50 o 200 mW. Il connettore dell'antenna è un MMCX. L'alimentazione può essere compresa tra 3.3 e 5.5 V. La larghezza è di 18 mm. La lunghezza è di 21.5 mm. Il peso è di 2.5 grammi, che diventano 4.3 se aggiungiamo l'antenna fornita in dotazione. Per portare la VTX da 48 a 72 canali bisogna rimuovere questo piccolo resistore. Tuttavia i 48 canali sono più che sufficienti e consiglio di rimuovere il resistore solo se ne avete reale necessità. Dopo aver collegato il cavo sistemiamo la VTX in questo modo. Una volta collegata la VTX all'alimentazione, possiamo configurarla. Premendo il tasto velocemente, scegliamo il canale. Se lo teniamo premuto per 4 secondi, scegliamo la banda. Se teniamo premuto il tasto per 10 secondi, scegliamo la potenza. Quando i LED sono spenti, la VTX è in pit mode. Con il primo LED acceso, la potenza è a 25 mW.
con il secondo LED acceso la potenza è a 50 mW. Con il terzo LED acceso la potenza è a 200 mW. Adesso colleghiamo il joystick dell'OSD per vedere le opzioni che ci mette a disposizione la videocamera. Se il vostro flight controller ha l'OSD e volete utilizzarlo, dovete tagliare il cavo giallo e saldare l'estremità che va alla videocamera al VIN e l'estremità che va alla VTX al VOUT. Ora non ci rimane che montarla su MiniQuad e procedere per un test di volo. Userò l'antenna fornita in dotazione e la potenza a 200 mW. Onestamente non sono rimasto molto colpito da questa combo della Firefly. La qualità della videocamera FPV è accettabile, anche se soffre un po' in condizioni di forte luce. Per quanto riguarda la VTX, buona la scelta di usare un connettore MMCX. Tuttavia si sente la mancanza di un microfono e dello smart audio, caratteristiche ormai presenti nella maggior parte delle VTX anche di piccole dimensioni. Consiglio questa combo per quad da 3 pollici, se proprio non trovate di meglio. Questa era la mia recensione della combo Cam FPV più VTX della Firefly. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.